Buongiorno a tutti, siamo al Moto Dest 2015, stand della Quadro. Buongiorno, siamo con Marcello Colonna. Marcello Colonna e siamo con Alissa. Alissa, bene, allora parliamo di questa moto innovativa a quattro ruote, no? Four wheels, giusto? Sì, è il primo scooter al mondo a quattro ruote che stiamo lanciando nelle concessionarie italiane in questi giorni. La moto si basa sulla nostra, sul nostro brevetto, che è una sospensione idraulica che, a differenza del tre ruote che è soltanto presente sull'anteriore, qui è presente anche sulla parte posteriore dello scooter e gli permette di potersi piegare. Quindi si rimane anche fermi con la moto dritta senza appoggiare i piedi per terra? Sì, assolutamente, permette allo scooter di rimanere in equilibrio, quindi al semaforo, in altre condizioni. Condizione precaria, no? in terreni difficili e sconnessi. Siamo stati a Milano, all'ECMA, e abbiamo visto che appunto, quindi mi diceva, in Italia ancora non è in commercio. No, in Italia sta entrando in commercio in questi giorni, sta raggiungendo le concessionarie dove sarà disponibile per la prova e le consegne saranno per il mese di maggio. Parliamo di questa Quadro Four Wheels, giusto? Quadro Four. Sì, Quadro Quattro. Ma già ci sono altri modelli a quattro ruote già messi in commercio nel resto del mondo, Canada? No, è il primo scooter al mondo a quattro ruote, non esistono veicoli come questo. Quindi ancora non è in commercio? No. Fino adesso, quindi fra qualche giorno, quindi esclusiva? Sì, tra qualche giorno si potrà, penso per fine marzo, poterle trovare presso le concessionarie romane. Benissimo, quindi potete venirli a... si possono provare anche qui? Sì, si potranno provare assolutamente. No, qui in fiera, qui a fiera no. No, è impossibile, in fiera non c'è spazio, poi tra l'altro oggi no. Benissimo, quindi venite almeno a vederli, a salire sopra e a toccarli con mano questi splendidi modelli di tecnologia svizzera appunto, e Moto Days 2015, Fiera di Roma. Buongiorno, grazie. Grazie a lei, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Grazie mille.